Arrivano importanti aggiornamenti di mercato e oggi qui su FCM Sport li andiamo a analizzare uno per uno perché ci sono delle novità importanti anche in ottica Juventus. Io ne approfitto per salutare Marco. Ciao Marco. Ciao Peppe e buongiorno a tutti. Allora, intanto prima di partire con questa raffica di mercato, io invito i nostri amici a supportarci, quindi come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanellina delle notifiche e lasciateci un like per supportarci. Inoltre, se avete delle domande di approfondimenti, io vi invito a scriverci qui sotto nei commenti. Altra cosa importante, se vi va, seguiteci anche su Instagram, dove c'è un contatto diretto con molti di voi, ogni tanto chiacchieriamo anche privatamente, scambiamo due chiacchiere. E allora, è anche per essere aggiornati, lì arrivano notizie in tempo reale. E allora, partiamo con le notizie di oggi. Perché? Perché direttamente da Sky Sport arriva una notizia importante in ottica Juventus. Perché la Juve vuole chiudere un doppio colpo. Molto interessante. Perché lì in avanti si vuole chiudere il doppio colpo Morata-Arnautovic. C'è questa Juventus che sta cercando di prenderli entrambi. È una Juventus che vuole confermare Morata a cifre chiaramente ridotte rispetto ai 35 che ha sparato l'Atletico, ma che non molla neanche Arnautovic, che è visto come il perfetto vice Vlahovic, cioè un nome che prendi a poco, che ha la sua esperienza internazionale, non è di certo Drogba, però sicuramente è un giocatore che il suo l'ha fatto in ambito internazionale, poco ma l'ha fatto, e comunque accetterebbe volentieri la panchina alla Juventus. Ora, tu come vedi questa volontà di prenderli entrambi? Cioè, secondo te questo prenderli entrambi vuol dire categoricamente no Morata come punta? Perché questo secondo me vuol dire, no? Cioè, vuol dire che non si fida di Morata come punta, ma che comunque scusa il gioco di parole, ma ci punta molto come eventuale esterno d'attacco. Tu che mi dici? Allora, non sono un fan sfegatato di Morata come giocatore, dal punto di vista soprattutto del centravanti, quindi lo escluderei perché abbiamo imparato che Morata non può prendersi tutto il peso dell'attacco. L'abbiamo visto, credo, in tutti i modi, in tante occasioni, nelle varie avventure, anche all'estero. Però come esterno, con questo modo di giocare della Juventus e questa intesa che ho trovato con Vlahovic, secondo me è perfetto. E come dice, no, ora non mi ricordo quale vecchio allenatore ha detto Morata vale uno sforzo. Forse Lippi, credo lo abbia detto. L'ha Cioè, detto Lippi, Morata. ma l'ha detto anche Luca Toni. Anche Luca Toni, bravissimo Toni. Secondo me è vero che Morata vale uno sforzo, soprattutto per l'intesa che ha trovato con Vlahovic. Lo abbiamo visto come lo ha rivitalizzato il suo arrivo. E poi anche e soprattutto la fiducia che ha Allegri in lui. Io credo che certi giocatori, quando hanno tanta fiducia sulle spalle e quindi hanno l'affetto proprio non solo dei tifosi, ma anche dei compagni squadra e dell'allenatore, possono rendere meglio. Un pochettino come Lukaku con Conte. Lukaku lo metti magari in un progetto diverso da quello dell'Inter di Conte e magari ti crolla. Quindi secondo me Morata deve essere comprato. Cioè, fossi lo Juventus lo comprerei subito. Chiaro, non so se qua bisogna trovare un compromesso. La Juve ha offerto 15, l'Atletico chiede 35. Io credo che 25 milioni per un giocatore, comunque non credo abbia 30 anni, possano essere spesi. Arnautovic mi piace molto come idea, come vice Vlahovic, perché noi stiamo parlando anche qui di un giocatore su cui devi puntare tutto, ma come un giocatore che ti entra a partita in corso, magari lui è molto bravo nei colpi di testa, è molto bravo un poco alla Dzeko. A fare le torri e a proteggere palla, fare sponde, mi è sembrato un ottimo giocatore anche al Bologna. Cioè, magari non è un campione, anche qui ha sprecato tante occasioni in carriera, ma con la maturità che sta dimostrando è un'ottima pedina. Sì, sono d'accordo con te, anche se su Morata c'è un discorso da fare, cioè sì, ci può stare spendere 25 milioni, però non ci dimentichiamo che la Juventus ne ha già versati 20 per lui, 10 il primo anno di prestito, 10 il secondo, quindi di fatto non ti costerebbe 25. Nei fatti poi Morata sarebbe un affare da 45 milioni, e io credo che 45 milioni per Morata sia una cifra fin troppo alta, mentre altre società, se si affacciano alla finestra, bussano alla porta dell'Atletico e dicono dammi Morata 25 milioni, sono quelli. La Juventus deve sempre considerare che ne ha già spesi 20, quindi secondo me la Juventus oltre i 15 non va. Ho questa netta impressione. Altra notizia importante per quanto riguarda il mercato della Juventus è quella legata a un interessamento sempre della Juventus per Giovanni Simeone. Occhio però, perché notizia delle ultime ore è proprio quella che riguarda l'interessamento dell'Arsenal
su Simeone, perché l'Hellas Verona lo riscatterà nei prossimi giorni per 10 milioni, quindi una cifra molto bassa. L'Arsenal però, nelle ultime ore è uscita questa notizia, l'Arsenal avrebbe fatto un'offerta all'Hellas Verona di 20 milioni di euro per Giovanni Simeone, che comunque farebbe un bel salto di qualità dall'Hellas all'Arsenal, e secondo me all'Arsenal giocherebbe un po' di più rispetto a Juventus. Però sappiamo che Simeone piace ad Allegri, cioè da quello ci risulta Allegri sembra essere un fan di Simeone, ma non come attaccante chiaramente di livello internazionale, ma come buona alternativa. Io credo che tra l'altro quell'Hellas Verona Juventus di dicembre dello scorso anno, con quella doppietta lì dove fece un gol da bomber ma anche un gol da fuori area a giro, secondo me lì ha affascinato un po' Allegri. E quindi ti dico, abbiamo parlato di Morata, abbiamo parlato di Arnautovic, si parla anche di Simeone. Se tu dovessi sceglierne uno come vice Vlahovic, quindi un attaccante, e abbiamo visto che secondo me il vice Vlahovic serve, perché tutto un intero anno Vlahovic, sai, ora è uscita questa notizia della pubalgia di Vlahovic, quindi qualche piccolo problemino lo avrà. Ci sono tante partite, vediamo che non ci si ferma mai. Se tu dovessi scegliere un vice Vlahovic, considerando che Morata ha quasi 30 anni e comunque ti costa anche a livello di ingaggio, Arnautovic ti costa molto meno ma è comunque un po' più grandetto, Simeone invece ti costa intorno ai 20 milioni, se dovessi sceglierne uno di questi tre, chi metteresti nell'attacco della Juventus come vice Vlahovic? Come vice Vlahovic, Morata ultimo, perché okay, come dicevo, se me lo vedo molto bene più a sinistra in questo, no, inedito modo di giocare. Per quanto riguarda Simeone e Arnautovic, forse Simeone è più un numero 9 di Arnautovic, cioè uno di quelli che gioca sul filo del fuorigioco, magari che ha un grande posizionamento in area di rigore e a periodi. Molto importante dire Simeone a periodi, perché ci sono delle triplette che fa, delle doppiette, delle grandi prestazioni, poi però magari ti scompare per mesi. Sì, sì. Però scomparire per mesi da riserva è meno grave, cioè nel senso tu comunque non hai la stessa pressione di avere appunto tutto il peso dell'attacco su di te. Quindi potrebbe forse Simeone essere un acquisto un po' più intelligente rispetto a Arnautovic, però anche lì sempre una questione di cifre. Quanto chiede l'Hellas? Chiede 15? Chiede 20? Il Bologna davvero chiede 15-20 per Arnautovic? Non lo so, secondo me chiederà un po' meno. Non lo so, secondo me sì, visto anche il numero di gol fatti. Quindi, visto che sono entrambe delle buone alternative, andrei sul quale conviene di più a livello di ingaggio o a livello di prezzo del cartellino. Ci quindi può stare. Non so sinceramente quale dei due sia un po' più costoso al momento. Io tra questi tre, francamente, considerando che la Juventus ha altre priorità, e quindi centrocampo, esterni, perché devi sostituire Bernardeschi e Dybala, terzino sinistro e io direi anche terzino destro, io francamente mi butterei su Arnautovic, perché comunque fai conto che Allegri, quando ha un titolarissimo, quindi Cristiano Ronaldo prima, Higuain prima ancora, lo mette sempre e non lo leva mai dal campo. Quindi questo vuol dire che il vice Vlahovic vedrà pochissimo campo. Ora io 20 milioni per il vice Vlahovic non li spenderei. No. Prenderei un Arnautovic a 3 milioni, ti fa un anno e mezzo e poi arrivederci, grazie. Cioè tu il tuo grande attaccante ce l'hai. Per questo io credo che secondo me la soluzione Arnautovic è un po' più intelligente, ma ripeto, perché ci sono altre priorità. Se ti chiami PSG e puoi spendere e espandere quanto vuoi, allora sì, prendi Simeone. Se però hai altri vuoti da colmare, perché ricordiamoci che la Juventus deve comprare tanto. Hai l'erede di Dybala, a sinistra devi comprare uno al posto di Bernardeschi, a centrocampo secondo me il solo Pogba non basta, e per quanto riguarda le fasce dei terzini ovviamente il terzino sinistro serve assolutamente, quindi lì devi spendere. Terzino destro, si parla di Molina, e secondo me anche lì devi spendere. In tutto questo ci potrebbe anche essere un investimento per il sostituto di Chiellini. Beh, posta così, allora a questo punto il vice Vlahovic va benissimo, secondo me, il buon Marco Arnautovic. Dall'attacco,
Io mi sposterei al centrocampo, ma il centrocampo non della Juventus, bensì di un'altra squadra che sta cercando dei rinforzi proprio per il centrocampo. E la notizia degli ultimi minuti è proprio quella di un Inter che è ad un passo da Christian Aslani, un regista che, come ci dice appunto Gianluca Di Marzio, arriverebbe come il perfetto erede, diciamo così, di Marcelo Brozovic. Non che Brozovic stia lasciando l'Inter, ma che l'Inter negli ultimi anni, dimmi se sbaglio, conferma se sbaglio, o meglio, smentiscimi se sbaglio, quando è venuto meno Brozovic, nel senso che non ha giocato per problemi che possono capitare durante un anno, l'ho vista parecchio in difficoltà. Ci ha provato con Vesino prima, forse anche se non sbaglio con Conte, poi una volta ha messo Çalhanoğlu, poi ha messo Barè. L'ho vista molto in difficoltà. Io credo che Brozovic sia il giocatore forse più importante di quest'Inter. Sì. E questo colpo di Aslani, che tra l'altro è un albanese classe 2002, quindi parliamo di un giocatore che è giovanissimo, potrebbe essere una buona soluzione. Tu come lo vedi questo colpo? Tra l'altro si parla di una cifra abbastanza bassa, cioè si parla di un affare da 10 milioni. Quindi mi sembra un affare ottimo. Tu che ne pensi? Ottimo. Un affare da 9 in pagella, dai, perché non si possono sempre comprare i parametri zero per la questione di un progetto futuribile, perché non puoi sempre comprare parametro zero, perché poi comunque ciò vuol dire tanti ingaggi, no? Quindi credo che Aslani, che è giocatore giovane, quindi futuribile, è un giocatore che ha fame sicuramente di successo e che comunque vai a prendere a un prezzo basso e ti serve come vice Brozovic, che come hai detto benissimo tu è il giocatore più importante dell'Inter. Per la questione di numeri è proprio... ho visto una statistica per cui senza Brozovic l'Inter ha una media punti inferiore a 1, cioè sotto il pareggio, vuol dire che non ne vinci nemmeno una con Brozovic. Quindi è a stento le pareggi. È a stento le pareggi, quindi vuol dire che hai bisogno di un qualcuno che copre quel ruolo, perché non solo se metti Barella al centro del campo non prendi un mediano comunque dai piedi buoni o comunque con tanta idea di calcio, comunque nel recuperare e smistare palloni, ma poi vai a togliere anche Barella dal suo ruolo naturale, cioè non solo ci perdi perché Barella non è un regista, ma in più spostando Barella al centro togli potenziale offensivo a destra, quindi è molto importante avere un vero regista. E lui, devo dire, Aslani mi sembra un giocatore molto capace e futuribile, come mi piace dire. Futuribile, sì. E tra l'altro mi sembra che Inter e Juventus non siano le uniche a muoversi sul mercato, perché c'è un'altra squadra che sta cercando un giocatore da una squadra di, tra virgolette, metà classifica. Stiamo parlando del Milan, perché il Milan nelle ultime ore ha fatto un importante sondaggio col Sassuolo per Giacomo Raspadori, un attaccante che era stato cercato in passato lo scorso anno dall'Inter, poi si è affacciata la Juventus su di lui, ora c'è il Milan. Diciamo che al buon Jack Raspadori non mancano le pretendenti. No, infatti. Ora, forse questo potrebbe essere l'anno del trasferimento, anche se ho come l'impressione che in casa Sassuolo si cerchi sempre di sponsorizzare forse un po' troppo i propri giocatori. Raspadori che però è cercato dal Milan. Secondo te è un buon nome per questo Milan? Perché? Perché il Milan gioca col 4-2-3-1, quindi fondamentalmente due esterni larghi, un trequartista alle spalle della punta. Una punta che tra l'altro dovrebbe essere confermata, Giroud. C'è Ibra che però non so quanto potrà giocare, visto anche l'infortunio. Hanno bloccato anche Origi, che arriverà dal Liverpool a parametro zero. Quindi Raspadori arriverebbe, secondo me, a fare sicuramente non l'esterno a sinistra, perché lì c'è un certo fenomeno chiamato Rafael Leao. Quindi a questo punto arriverebbe a fare il trequartista, il cosiddetto sottopunta. Secondo te Raspadori dà qualcosa in più al Milan come, chiamiamolo così, sottopunta, rispetto magari, che ne so, al Messias o al Brahim Diaz che abbiamo visto nelle ultime settimane? E soprattutto un Milan che blocca Renato Sanchez al posto di Kessié e mette Raspadori al posto di, non so, Brahim Diaz, è un Milan più forte? E con Origi al posto di Ibra, è un Milan più forte rispetto allo scorso anno? Oppure fondamentalmente siamo là? Allora, siamo là comunque, nel senso che sì, per quanto sia stato criticato dai tifosi giustamente per il tradimento, comunque il fatto di non voler rimanere al Milan, è comunque un giocatore forte, un giocatore che ha fatto più di 10 gol in un anno, quindi poi comunque un perfetto anche rigorista, un jolly in determinate situazioni. Però Renato Sanchez mi sembra una grandissima alternativa e non ad un prezzo folle. Sì, si parla di 20 milioni.
più di 20 milioni. Tra l'altro, pensiamo sempre a questo asse Milan-Lille, che praticamente è un gemellaggio. Sì. Che è un asse. Ha un gemellaggio, però, sempre da un lato, perché sì, sempre il Milan lato, non dà nessuno a Lille, quindi non dà. No. Questo è vero. Io credo che Raspadori possa fare un'ottima figura in quel ruolo dietro la punta, perché l'abbiamo visto al Sassuolo giocare lì con Berardi a destra, Traoré a sinistra e poi Scamacca a punta. Esatto. Quindi ha dato delle dimostrazioni, però rimane sempre, secondo me, molto più importante il lato destro. Se le Makers ha fatto un gol, è veramente, credo che abbia una freddezza degna di un, non lo so, di un difensore centrale, cioè sì, proprio in pratica pari a zero, perché insomma magari salta bene l'uomo ma poi è inconcludente. Junior Messias secondo me ha fatto meglio di Selemakers, però a 30 anni è un giocatore che non ha comunque esperienza, ha fatto 3-4 gol al massimo. Secondo me è molto più importante acquistare un esterno. E sei arrivato, proprio nell'altro punto dove stavamo per arrivare in questo nostro percorso, ossia un Milan che ha chiesto informazioni alla Roma per Nicolò Zaniolo, per metterlo proprio lì, largo a destra, e il Milan ci sta provando con qualche piccola mossa. Ad esempio, a proposito, notizia delle ultime ore, che ci è arrivata proprio qualche ora fa, ha proposto alla Roma una cifra intorno ai 20-25 milioni più i cartellini di alcuni giocatori, tra cui Saelemaekers, tra cui Rebic, altro giocatore che alla Roma si potrebbe far bene, ma fino a un certo punto. La Roma però finora ha detto non se ne parla, parliamo dai 40 milioni in su, e poi da 40 milioni in su magari me li puoi aggiungere qualche Saelemaekers o qualche Rebic, ma 25 milioni più questi no. Ma posto che Zaniolo, anche lui, era un nome affiancato in qualche settimana fa la Juventus, ora sembra più in ottica Milan. Ecco, serve più un Raspadori dietro la punta o un Zaniolo largo a destra? Io sono d'accordo con te, cioè secondo me servirebbe molto più il Zaniolo di turno largo a destra che non Raspadori. Sì. Perché poi come trequartista, fondamentalmente, secondo me Brian Diaz non è poi così male. Anche lui ha fatto mesi senza segnare. Però secondo me la necessità è veramente più sull'out di destra con... E a quel punto secondo me è lì sì che migliorerebbe tanto. Che poco fa ti ho chiesto, cambia così tanto il Milan? Secondo me con Zaniolo largo a destra e Leao largo a sinistra, lì sì che cambia molto. Ma che ne pensi? Assolutamente, andrebbe veramente ad avere due ali, forse le migliori, in a meno che la Juve appunto non recuperi Chiesa e appunto prende anche Di Maria eventualmente. Ma lì avresti veramente delle ali fortissime, sì. Veramente fortissime. Io credo che Zaniolo sia un potenziale fenomeno. Secondo io, per quanto ci sono tanti. E tra l'altro giovanissimi, sia lui che Leao, avresti il futuro assicurato. Sì, assolutamente. Chiaramente c'è sempre il problema infortuni, però a me Zaniolo piace tantissimo. Ancora un po' inconcludente, ancora un po' indisciplinato, nel senso magari ancora egoista. Ma io ti ricordo sempre Chiesa, prima di andare alla Juventus, era molto egoista, simulatore, e guardava sempre, cioè, correva, guarda sempre solo bassa, il pallone. Esatto, senza guardare i compagni. Testa bassa, alla Juventus, sì. Ed è cambiato, quindi secondo me andare in un ambiente come il Milan ti cambia in meglio in questo caso. Adesso che il Milan ha trovato una mentalità vincente, magari fino a 2-3 anni fa non ti avrei detto... Sì, anche perché il Milan, secondo me, l'anno prossimo, senza fare questo tipo di investimento a destra, non so, magari è un'impressione mia, rischierebbe un po' di essere prevedibile. Cioè il Milan di quest'anno 9 su 10 era gestione, palla a Leao che deve saltare l'uomo e scartare, palla in mezzo gol, oppure segna Leao stesso. Cioè il Milan era molto Leao-centrico, e ho come l'impressione che possa diventare una situazione un po' simile all'Inter con Brozovic. Cioè nel momento in cui togli Leao da quel lato al Milan, che succede? Certo. Cioè alla Juventus è capitata la sfiga quest'anno di vedere Chiesa infortunato per tutto l'anno. Pensa un Milan senza Leao, avrebbe vinto lo scudetto? Io sono sicuro di no, cioè sono convinto che il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Quindi magari avere un'alternativa dall'altro lato di qualità come Zaniolo potrebbe renderti meno prevedibile da questo punto di vista. Esatto, e hai due fasce dove attaccare proprio in maniera proprio pesante, no? Cioè, sì. Solitamente cos'è? A sinistra Teo Leao, a destra Calabria Saelemaekers. Cioè, proprio. C'è un livello troppo diverso. Esatto. Quindi, secondo me, avere. Che Calabria è un ottimo giocatore. Sì. Attenzione, però non è Teo. Non è Teo. La spinta di Teo. Cioè,
chiaro questo. Tra l'altro chiudiamo con un'altra notizia sul Milan, perché il Milan è vicinissimo a chiudere l'ultimo accordo proprio sulla fascia destra con Florenzi. Doveva essere riscattato a 4,5 milioni di euro, stanno trovando un accordo il Milan e la Roma per chiudere a 2,5, quindi secondo me è un buon affare, considerando che hai Calabria come titolare, l'alternativa Florenzi, che puoi usare tra l'altro sia come terzino che come all'occorrenza come esterno un po' più alto. Secondo me 2,5 milioni è francamente tanta roba. Ma sì, mi sembra strano anzi chiedere lo sconto, cioè non capisco, sì, perché esatto. Sconto. E secondo me a Roma proprio lui non ci vuole stare più, comunque la Roma con lui ha avuto parecchi problemi anche a livello proprio personale, quindi credo che sia proprio un modo per dire ok, arrivederci, abbiamo dato e abbiamo chiuso. Io con questo ti saluto, Marco ti ringrazio per questo appuntamento col mercato. Grazie a te per la compagnia e saluto come sempre tutti i fan di FCM. FCM che vi aspetta in questi giorni pieni di contenuti, quindi mi raccomando, se volete essere sempre aggiornati sul mondo del calciomercato, iscrivetevi al canale, perché è una regola assolutamente. Ovviamente vi consiglio anche di supportarci, un semplice like ci fa molto piacere, e anche oltretutto se avete qualche domanda in merito al mercato scrivetecelo qua sotto nei commenti.